Buonasera e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio dentro il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. E in questa puntata parliamo di strane coppie al cinema e nella vita. Tra poco in studio con noi Valeria Solarino e Luigi Fedele per raccontare una commedia che con la chiave del sorriso affronta un tema importante, quello dell'autismo e della sindrome di Asperger. Insomma, come ci dimostra questa storia, mai rinunciare ai propri sogni. E poi ricorderemo una coppia indimenticabile di ieri, ma praticamente del nostro cinema di sempre, Sofia Loren e Marcello Mastroianni, e li ricorderemo come protagonisti di un film indimenticabile, Una giornata particolare. Ma subito cominciamo con la nostra intervista confidenziale, qui altro che strana coppia, perché abbiamo incontrato Laura Morante e Rocco Papaleo. Ve li immaginereste insieme? Eppure non è la prima volta che li troviamo su grande schermo, come ci raccontano proprio loro, tra pochissimo. Nella storia che stiamo per vedere e per raccontare sono Bob e Mary, una coppia non più giovanissima che quando cambia casa, non ci crederete ma è una storia vera, si trova, suo malgrado, a dover custodire nella nuova abitazione merce legata alla criminalità. Insomma, paura, tensione, ma anche una vita che forse ritrova il rock and roll. E noi con Papaleo e Morante non abbiamo parlato solo di questo, ma anche di tanti film indimenticabili che hanno interpretato. Qual è il vostro preferito? Intanto scopriamo il loro. Non ci abbiamo la casa. Andate a stare nella casa dove stiamo adesso. Ma sei impazzita? Ci farà bene cambiare. 750 euro mensili. La prendiamo. Oh, ma che prendiamo? Rocco, ma qui che è successo? Laura qui ha incontrato qualche criminale o Laura ti ha ammenato in questo comune? Non svelare nulla. No, beh, cioè, questa cosa la voglio tenere per me, però è un segno, stiamo parlando di questa piccola ferita, diciamo, a cui sono molto affezionato e... E te lo tieni? Sì, diciamo, sono di quei ricordi che poi... Tu non c'entri, Laura, con no, questo. No, come no? Certo che c'entri, però... Lui è un gentiluomo e no, vuole rivelare più di tanto. Chi siete? Si faciti di bravo e non si fa male a nessuno. T'hanno fatta l'accoppatura, Robè. È una pratica molto diffusa nell'ambito criminale. Mica non siamo mai venuto. Devi fare tutto quello che ti dico. Siete un po' una coppia che lo spettatore non si aspetta. Ci avete riflettuto su questa cosa o no? Nel senso che non si aspetta di vedere noi due insieme o che non si aspetta tutte che siamo... Tutte le cose. Insieme noi siamo già stati, non come coppia, però abbiamo fatto il film di Virzì, Ferie d'agosto. E poi che vi portano a casa, Rocco? Ci portano degli scatoloni, non meglio identificati, nel senso che non conosciamo il contenuto. Sono degli scatoloni che dobbiamo custodire. Questa cosa ovviamente è l'evento scatenante nella nostra routine. Cambia il nostro equilibrio e cambia proprio la nostra... attitudine, insomma. Mi sento di dire che nelle vite delle persone che vivono, sono soggiogate da una routine, debba entrare un brivido, no? Avevo letto una volta che Alexandre Dumas diceva: le catene del matrimonio sono così pesanti che per portarle bisogna essere almeno in tre. Ecco, e quindi dice potrebbe essere questo. Quindi insisto, che cosa è rock and roll? Rock and roll è quasi uno slogan, in fondo, no? È un inno al movimento, è appunto una suggestione che deve smuovere un po' le acque. Ma non è che vi state lasciando? Lasciando? Buonasera. Da quando in qua? Un marito e una moglie non si possono appartare un momento in intimità. Che cosa hai scoperto di Rocco che non sapevi? Devi dirmi la verità. Che non sapevo? O che insomma non immaginavo. Sapevo quasi nulla, per cui era tutta una scoperta, sapevo poco. Però, vabbè, adesso poi io mi vergogno, lo devo dire davanti a lui. No, che... Me lo dici dopo, se poi facciamo... Tu, ecco, tappati un attimo. No, diciamo che... No, per me è stato un... Però non mi ha stupito, è stato un compagno di lavoro particolarmente piacevole. Rinnoverei volentieri l'esperienza. Ma... Ha detto delle cose terribili, guarda, ha detto delle cose tremende. Accetto tutto da là. Rocco, se
tu dovessi scegliere tra i film di Laura, non lo so, che sono talmente tanti che poi è così difficile farlo, ma che cosa sceglieresti? Non rispondere, perché poi io non so rispondere alla domanda. Non rispondere. No, guarda, ti aiuto Laura, apprezzo molto il suo cinema, lei regista. È lì che secondo me, ecco, sono stato stupito. Un po' me l'aspettavo, però ho apprezzato molto sia Ciliegine che Assolo. E invece per quanto riguarda Rocco... Lo so che tu mi facevi questa domanda, però io, andando poco al cinema, a me mi era piaciuto molto il suo primo film, però La Siricata Costo Costo, però al di là di questo io non ho visto tutti i film che ha fatto Rocco. L'ho visto a teatro invece, dove mi è piaciuto immensamente e gliel'ho anche detto. Buonasera. Se ti posso dare un consiglio d'amico, scappa. Buonasera e bentornati a Effetto Notte, un'attrice apprezzatissima, Valeria Solarino. Buonasera. E a Luigi Fedele, che è stato anche il giovanissimo protagonista di Piuma. E oggi ci racconterete un film che con il sorriso affronta un tema importante, ne parliamo tra pochissimo, però li abbiamo visti, no? Questa strana coppia, Papa Leo Morante, sono un po' una strana coppia, Valeria, che dici? Beh sì, è curiosa questa accoppiata, sono dalle immagini che abbiamo visto sembra un film molto divertente, loro hanno un talento straordinario, quindi... sarà insomma un film da vedere. Ve lo ricordavate che avevano lavorato insieme? Io non me lo ricordavo. Beh, in effetti, sì, Ferie d'Agosto, vedi, ero io. Rivedendolo, sì, rivedendo l'immagine, sì. Occhio, perché lui è bravissimo, sa tutto, io me lo ricordo, è stato protagonista di un'altra puntata, quindi oggi Luigi ne abbiamo e anzi speriamo. Ti mettiamo un po' subito alla prova, perché la storia che ci raccontate oggi, lo vogliamo subito raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono da casa, affronta un tema importante già dal titolo, perché questo film si intitola Quanto Basta e Luigi, qui ti chiedo, veramente devi essere bravo a spiegarlo a questa cosa perché... credo che è una cosa che incuriosisce il pubblico e probabilmente anche tra chi ci segue stasera ci sarà chi vive questa situazione. Il tuo personaggio, il personaggio che interpreti in questo film, è affetto dalla sindrome di Asperger. Quindi diciamo ha un limite, un handicap, diciamo così, ma lui non rinuncia ai suoi sogni. Vuole diventare un cuoco, anzi è dotatissimo per farlo. Che cosa è questa sindrome di Asperger? Di che cosa si tratta? Diciamo quando parliamo di sindrome di Asperger ci riferiamo a una neurodiversità. È un disturbo dello spettro autistico e addirittura viene definito una sorta di autismo ad alto funzionamento. Infatti questi ragazzi hanno anche diciamo dei sensi molto sviluppati, delle capacità anche fuori dall'ordinario. Per esempio il personaggio che interpreto, Guido, possiede questo palato assoluto, che è questa sorta di potere, di lo capacità incredibile di scoprire e di capire tutti gli ingredienti che formano quindi un piatto. Sembrerebbe avere qualcosa in meno, però in realtà alla fine ha qualcosa in più. Insomma, ce l'ha spiegato sì, bene Valeria. Sì, che... sì, sì. Beh, sì, è molto complesso. Diciamo, l'autismo e la sindrome di Asperger ci sono, diciamo, diverse... tantissime sfumature a seconda dei soggetti. Diciamo che c'è fondamentalmente una difficoltà nella relazione, perché il modo di relazionarsi che ognuno ha è differente da quello che diciamo comune che le regole della società così hanno dato, quindi per questo si entra difficilmente in comunicazione o comunque non c'è una relazione immediata. Allora in questa storia tu sei un assistente sociale, diciamo anche un po' una psicologa, ma più un assistente sociale che si prende cura di lui e poi, perché questa storia appunto è una storia in cui ognuno si mette in gioco, cambia, e questa puntata abbiamo detto è dedicata un po' alle strane coppie, allora la strana coppia non è tanto con te Valeria, ma interviene un altro personaggio in questa storia che è interpretato da Vinicio Marchioni, che è appunto uno chef di grande fama che però per una serie di circostanze è finito in carcere e viene mandato nella comunità dove appunto Valeria si prende cura. Sì, deve scontare l'ultima parte della pena ai servizi sociali e viene affidato a questa comunità dove tiene lezioni di cucina. Esatto, dove trova te e trova anche il personaggio interpretato da Luigi, insomma un po' di cose ne succedono e allora le scopriamo in questa scheda. È stato arrestato 2 volte per percosse e lesioni aggravate. 3 stelle Michelin, è diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melampo. Vinicio Marchioni è Arturo, uno chef stellato finito in prigione per i suoi scatti d'ira. All'uscita si trova a trascorrere un periodo di riabilitazione nella comunità gestita dalla psicologa Valeria Solarino, che ospita ragazzi affetti da handicap. Ragazzi, lui è Arturo, il nostro nuovo insegnante di cucina. Ah, piacere, Luca.
Noi qui facciamo cucina di secondo livello, ma lei è un insegnante del secondo livello. La data di nascita? 27 luglio 75. Luogo? Sì, dai Federico, avremo tempo poi per conoscerci meglio. Tra loro Guido e Luigi Fedele, colpito da sindrome di Asperger ma che ha un talento formidabile per la cucina. Il rosmarino è presente, seppure in minima quantità, ma è presente. Se ti dico che non c'è, non rompere, no? C'è il rosmarino. E vabbè, dai, un po' di rosmarino ce l'avrei messo, no? Ma non ce l'ho messo, perché gli devo dire una cazzata, scusami? Questo è l'olio. Sì, stai calmo però. Oh. Dai, lo sapevi? No. Che c'è? Il palato assoluto. Quando Guido deciderà di partecipare a un cookie show televisivo, una gara di talenti nel mondo della cucina, la reazione di Arturo all'inizio sarà di fastidio. Io voglio andare al concorso. Io voglio andare al concorso. Io voglio andare al concorso. Sì, sì, ci andrai al concorso e farai del tuo meglio, va bene? Però adesso apri sta porta. Partiamo mercoledì alle 15.30, d'accordo? Ma partiamo chi? Dì la verità, sei anche tu ai servizi sociali. No, guarda che qui l'unico criminale sei tu. Ma poi tra i due, complice anche la bella e sensibile Valeria Solarino, le cose prenderanno una piega completamente diversa. Facevo consulenza di parte in tribunale. Ho passato 4 anni a dire bugie a pagamento. E poi un giorno mi alzo e decido di mollare tutto. Un viaggio che se n'è andata, un ritorno che se n'è vita o solo. Se vinco lo stage, mi pagano, mi compro la macchina e trovo una fidanzata. Ah, è automatico. Vinci lo stage e vinci anche la fidanzata. Sì. Entrambi cambieranno, capiranno come sconfiggere le proprie paure e in definitiva accettare chi è diverso da sé e migliorare. Tu adesso mi devi dire qualcosa del tuo di padre. Si arrabbiava sempre con me. E lo sapeva che tu sei... Asperger. No, lui pensava che ero scemo. Quanto basta è una commedia in qualche modo sociale perché affronta un tema importante, porta l'attenzione sulla sindrome di Asperger, appunto, non sufficientemente conosciuta, a cominciare dai tanti geni, sì, avete capito bene, che ne sono stati affetti, da Mozart a Michelangelo, passando per Bill Gates e Steve Jobs. Certo, una condizione non semplice da vivere, sia per chi ne ha affetto che per i suoi familiari. Se pensiamo che il solo autismo in Italia, secondo i dati dell'ANSA, riguarda tra le 300.000 e le 500.000 persone. Secondo te le piaccio? A parte che ti vesti di merda, sei un bel ragazzetto. E la chiave, come ci dimostra questa storia, sta proprio nella formula del quanto basta. Stare vicino, quanto basta. Comprendere le persone e i loro limiti, quanto basta. Nel non arrendersi, quanto basta, ma anche nell'ingranare quella marcia in più che qualche volta, come in questo caso, può davvero fare la differenza. Arturo, ho paura! Calma, sta passando. Tieni così, così, così. Fai già già con la manina. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! È passato, ecco fatto. Hai visto? Allora Valeria, insomma, la regola è quella del quanto basta, lo sentivamo nel servizio, no? Il titolo un po' la dice lunga su questa storia. Quanto basta? Sì, ovviamente, insomma, si fa riferimento alla cucina che fa da sfondo a tutto il film, ma forse la volontà, insomma, di Francesco Falaschi, del regista, era anche poi indicare quanto alla fine nella vita basti poco poi, no? E prendersi poi cura degli altri, semplicemente forse anche soltanto appoggiare lo sguardo sugli altri, no? Siamo sempre proiettati dentro noi stessi, siamo un po' alla rincorsa di qualcosa, sempre di qualcos'altro. Questo film invece è un film che si ferma, no? Dove non c'è, c'è la gara, ma alla fine non è quello. Non è il fatto di vincere, di arrivare, ma è il viaggio, il percorso. Uh-huh. È un viaggio vero che i due protagonisti affrontano, no? Arturo e Guido. È una scoperta l'uno dell'altro e l'uno attraverso l'altro. E la diversità e l'accettazione della diversità e la consapevolezza della ricchezza. Che porta la diversità. Appunto, perché tra l'altro, infatti vediamolo questo perché mi sembra una cosa interessante anche da condividere con le amiche e gli amici che ci stanno seguendo. Luigi, voi avete girato comunque all'interno di una vera comunità, no? Tu per prepararti per questa parte hai avuto dei compagni di lavoro, diciamo così, sul set dei ragazzi che hanno questa limitazione, no? Ecco, che cosa hai capito? Che cosa hai visto? Sì, questa contaminazione con ragazzi realmente affetti da sindrome di Asperger per me è stata importantissima. È cominciata prima di iniziare le riprese del film,
insieme anche al regista Francesco Falaschi, abbiamo visitato alcuni centri con ragazzi appunto autistici o Asperger, e soprattutto abbiamo avuto la fortuna di averli con noi per la prima settimana di riprese del film. E questo per me è stato utilissimo perché da una parte, diciamo, per preparare questo personaggio sicuramente poteva essere utile la documentazione, ma dall'altra conoscere una persona realmente dal punto di vista umano è sicuramente più forte. E, in realtà hanno dentro di loro un'intelligenza, una sottigliezza, una sensibilità che insomma non è da poco, e spesso il tentativo che una persona che si definisce normale deve fare è proprio quello di abbandonarsi a questa loro sincerità, a cercare di anche di scrollarsi un po' le sovrastrutture, i pregiudizi che invece ci intrappolano. Vedo che Valeria annuisce, non deve essere facile. Sì, no, perché avevo molti pregiudizi, nel senso che mi ero creata, avevo anche tante paure prima di iniziare alle riprese e a girare proprio con loro. Perché non sapevo, banalmente non sapevo se potevo stringergli la mano o no, perché per esempio il personaggio che interpreta Luigi non ama il contatto fisico, però in realtà varia da caso a caso, ci sono invece quelli che quindi abbracciano. Come hai fatto poi? E quindi ho parlato con l'educatore che li seguiva tutti i giorni sul set, lui mi ha detto dimentica tutti questi pensieri, vai e accoglili, come diceva Luigi appunto, cioè bisogna essere insomma aperti, disponibili, senza tutti quei preconcetti che loro non hanno. Certo, a volte li abbiamo noi, filtri. Assolutamente. Sì. Le famiglie, perché poi anche questa mi sembra una cosa importante, sicuramente. Questo è proprio sì, è un i punto, genitori, i nonni. Punto fondamentale, perché questi ragazzi devono, ed è la preoccupazione maggiore che hanno i genitori e che ha anche il mio personaggio, no? Di inserirli nella società, di renderli indipendenti. I genitori si trovano spesso soli. Innanzitutto è molto difficile capire, perché ci sono dei casi appunto di autismo molto lieve, per cui è difficile diagnosticarlo. E in realtà prima si scopre meglio è. Non se ne parla tanto comunque di questa cosa. Non se ne parla, ma se noi pensiamo che gli assistenti sociali come ordine riconosciuto è stato riconosciuto soltanto 25 anni fa, che è pochissimo, e quindi questo ci dà l'idea. E poi penso anche che tutte le volte che si parla di assistenza si pensa a qualcosa di faticoso. Lo stato assistenzialista ci sembra uno stato vecchio, io invece penso che sia la ricchezza maggiore della società. E la chiave è quella dell'accoglienza, quello che dicevamo, no? Assistenza che si faccia anche accoglienza. Allora, però, questa diciamo è forse la parte un po' più seria, drammatica della questione, però immagino che poi, come ci dimostra anche il film, poi ci possono essere anche tanti momenti divertenti. Sì, perché il film affronta questa tematica con grande leggerezza, con grande umorismo, perché le situazioni ovviamente che si creano sono divertenti. Quando abbiamo presentato il film a Torino, il 2 aprile, che era la giornata mondiale della sensibilizzazione all'autismo, alla fine della proiezione c'è stata proprio una madre di un ragazzo appunto con la sindrome di Asperger che ci ha detto che questo è un film che gli ha dato coraggio. E secondo me questo coraggio viene proprio dal fatto del confronto, no? Tra i personaggi, il cambiamento, il fatto che comunque la storia si è raccontata con una chiave divertente, no? Quindi evidenziando, diciamo, quelle che sono dei problemi, no? Ma anche vedendo, no? Quelle che possono essere delle. Perché poi comunque con i tuoi amici dentro questa comunità ne succedono un po' di tutti i colori, ma anche il tuo personaggio, insomma, l'abbiamo visto prima quando guidavi, no? Solo quello, no? Insomma, un po' di cose ci sono state. Allora, tra l'altro, per te, Valeria, appunto, il ruolo di questa assistente sociale, ci hai pensato mai? Questa poteva essere, vabbè, è chiaro che hai una fortunatissima carriera di attrice, ma questa vocazione un po' ce l'avevi? No, ci vuole proprio una vocazione specifica. Per questi lavori, io sono molto più su me stessa. Comunque questo è sempre un altro ruolo, diciamo, bello, sicuramente di grande impegno, di soddisfazione, in una carriera che prosegue da tempo e con successo, da Che ne sarà di noi a Muccino, proprio facendo. Allora Valeria, noi proviamo questa carriera, riusciremo a raccontarla in un minuto e mezzo? Wow. Forse è un po' difficile, vediamo se ci siamo riusciti. We'll be right back.
sentire tuo figlio. Lo finisco una cosa e vengo. Da quant'è che basta. Ci stai appresso come un avvoltoio? Per favore. Lo dico io, sono 9 anni. Te sei una malata di mente, sì. Sei. Perché guardi così? Sei stata una brava madre. Te l'ho mai detto? No. Non me l'avevi detto. E qui stai meglio? Qui mi sento al sicuro. Al sicuro? Sì, al sicuro. Insomma, Valeria, siamo riusciti grazie, a riassumere in un minuto e mezzo. Siamo stati, abbiamo un po' volato su alcune cose, però io mi vorrei soffermare su due film che abbiamo visto, che insomma sono praticamente dell'oggi, no? Smetto quando voglio, A casa tutti bene, ne abbiamo parlato ampiamente, anche qui ad Effetto Notte. Sono due film di grande successo e credo anche perché raccontano, no, in modo diverso il mondo di oggi, no? E questo forse è anche una chiave, no, Valeria? Eh sì, Muccino, secondo me, Gabriele Muccino è molto bravo a raccontare le situazioni familiari, soprattutto nei film che ha fatto in Italia, situazioni, insomma, le dinamiche familiari o di amicizia, di amore, gli scontri, e lo fa senza buonismo, senza pudore. E Smetto quando voglio è una follia meravigliosa di Sidney Sibilia, che è nato come un film unico, il primo Smetto quando voglio, qualche anno fa, e poi c'è stata questa idea di riprenderlo, e quindi insomma lui insieme agli sceneggiatori ha creato questa che è poi diventata una saga. Sì, no? Che poi un po' anche l'Italia di oggi, perché insomma è quest'Italia che non ce la fa e che per campare se ne deve inventare un po' di tutti i colori. Poi ci sono però, Il nostro viaggio lo sa chi ci segue, nel cinema di ieri e di oggi ci sono delle storie che restano, delle coppie. Oggi parliamo un po', diciamo così, di strane coppie. Questa è una strana coppia fino a un certo punto, quella che vogliamo ricordare adesso, perché ha lavorato tante volte insieme Sofia Loren e Marcello Mastroianni, però noi li vogliamo ricordare in un film in particolare, una storia che ci ha emozionato tantissimo, direi più di una generazione, lo chiedo quindi a entrambi, anche a Luigi. Voglio parlare appunto adesso di Una giornata particolare, no? Ecco, li vediamo in questa foto bellissima, no? Il film Reattore Scuola, e tra l'altro tu, Valeria, poi hai portato in teatro, no? Con, sì, Giulio Scarpati, con Giulio Scarpati, tante repliche, tutte sold out, mi pare che hai avuto pure la benedizione di Scola, no? Sì, su questa cosa, prima perché di iniziare, sì. Ecco, lui perché non, una non bella ha visto lo spettacolo. Però, sì. È una bella sfida questa qua. Qual è il segreto di questa storia? È una di quelle storie, è uno di quei film, l'abbiamo mandato in onda anche su TV 2000 tante volte, e ogni volta che viene trasmesso fa sempre il record di ascolto. Ha una sceneggiatura eccezionale, perfetta, ha una descrizione dei personaggi, dei caratteri altissima, e si racconta, insomma, a me la cosa che mi ha colpito sempre nel film, vedendo il film, è che si racconta, c'è, cioè, una critica politica e sociale molto molto forte, ma senza retorica. E poi ci sono due attori e pazzeschi. E poi ci sono due attori pazzeschi, forse nella loro più grande interpretazione, penso per tutti e due. Ha fatto una faccia Luigi, insomma, questo è anche uno dei tuoi riferimenti, questo film, o no? Beh, direi che parliamo di due mostri sacri, probabilmente gli attori più sinceri, tra gli attori più sinceri che abbiamo mai avuto in Italia, per cui direi di sì. E la loro interpretazione in questo film è essere sempre emozionante, quindi una bella sfida per Valeria. Ma Valeria Solarino ama le sfide, una delle sue passioni, non so se lo sapete, i suoi fan sicuramente lo sanno, è il tennis. Ah, okay. Dopo la pallacanestro anche il tennis, perché addirittura mi ha detto Edoardo Leo in una delle interviste, non mi ricordo se in questo studio, che c'hai questo rovescio, c'è il rovescio della Solarino. È una cosa pazzesca, sei una fan sfegatata di Federer, giusto? Sì, insomma. Ma allora, diciamo che non si può amare il tennis e non amare Federer. Poi essere fan, no, io tifo per un altro giocatore, però tifo per Nadal. Okay. Però Federer è insomma grandioso, è uno dei giocatori, cioè il giocatore più grande di tutti i tempi, e sta battendo ogni record, continua a giocare nonostante abbia 36 anni. Sei un po' fan, anni. Guarda, lo sento, era come ce lo stai raccontando. Allora, noi adesso vogliamo parlare di questo, perché lo sport in genere si dice dà una marcia in più, ed è così, no? Perché innesca i meccanismi della competizione in maniera sana, però non sempre è in questo modo, come succede nella storia che stiamo per raccontare, che è una storia vera, quella di una pattinatrice, Tonia, ma come succede anche nella realtà, nella vita che viene raccontata dalle televisioni, dai telegiornali. Pensate a Federica Pellegrini o alla realtà di Agassi, che ha voluto raccontare la sua esperienza anche molto complicata, il suo rapporto complicato con lo sport, in un libro. Ci dice tutto la nostra Giulia Angelucci. Tonia racconta la storia vera della pattinatrice Tonia Harding, interpretata da una straordinaria Margot Robbie. Almeno quando ero piccola mi volevi un po' di bene. Ti ho resa una campionessa.
sapendo che mi avresti odiata. Questi sono i sacrifici che fa una madre. Tu mi hai rovinata. Una madre durissima, interpretata da Alison Janney, il premio Oscar come migliore attrice non protagonista, che presto la porterà, con i suoi sacrifici, a diventare una vera pattinatrice, malgrado il carattere difficile della ragazza e le sue intemperanze. A noi serve il modello di una famiglia felice. Ma non sarà il suo carattere a rovinarle la carriera, bensì un drammatico incidente alla collega Nancy Kerrigan, in cui si troverà ad essere coinvolta indirettamente. Cosa volete? Siamo dell'FBI. Lo sport è una sfida, terreno di crescita, campo di battaglia, ma anche spesso fonte di frustrazione e scenario di drammatici fatti di cronaca. Pensiamo a Carolina Costner, travolta nel suo percorso di sportiva dalle accuse di doping rivolte al fidanzato Alex Sbaser. O l'ex tennista spagnola Arancha Sanchez Vicario, che nella propria autobiografia rivela che i responsabili della sua rovina furono proprio i genitori, che l'avrebbero estorto più di 45 milioni di euro, cioè l'equivalente dei premi accumulati durante la carriera. O la nostra Federica Pellegrini, dalle Olimpiadi di Atene nel 2004, Pechino nel 2008, Rio nel 2016, fino al problema con la bulimia e gli attacchi di panico. L'amore, i tatuaggi, la passione per i tacchi alti e le notti senza prendere sonno prima di ogni gara. E la tormentata vita amorosa. Sul fronte maschile un nome per tutti, quello del tennista Andre Agassi, che una biografia milionaria in termini di copie vendute ha ammesso di aver fatto uso di metanfetamine e ha rivelato il rapporto tormentato con il proprio padre. E adesso è la volta di Margot Robbie, che tra realtà e cronaca è Tonya, una donna forte che non si è mai data per vinta e che ha sempre lottato per mostrare al mondo ciò che valeva davvero. Insomma, questo era anche un po' per riflettere sullo sport. Io sono convinto che è una cosa buona e positiva, che dà sempre una marcia in più, però a volte può essere anche fonte appunto di frustrazione, di stress, e credo, Valeria, anche nel vostro lavoro è un po' così, perché questo lavoro è un po', magari in maniera diversa, però un elemento di... in modo diverso, anche perché nel nostro lavoro è vero che l'attore poi è da solo, però c'è sempre comunque il gruppo, se sia a teatro, ma anche sul set, insomma... È meno forte questa competizione, la gara ogni volta è quella, e se perdi una gara, insomma... No, qui la gara è per essere scelti, no? Per sì, avere il ruolo magari che vuoi, no? Quando si fa un provino, no? Questa sicuramente, sì, no, queste, diciamo, deviazioni che ha in sé la competizione sono molto drammatiche da vivere, e credo sia una fonte di grandissimo stress. Detto questo, però, io credo che invece lo sport abbia dentro delle qualità magnifiche, anche proprio nel rapporto, nella relazione con gli altri, nel rispetto. Infatti, no? Noi vediamo tanti diciamo, i tifosi uno contro l'altro, ma in realtà gli sportivi sono sempre molto uniti, molto rispettosi, ma anche nel calcio, no? Per esempio. E credo che la disciplina e l'educazione che ti dà lo sport... Non te lo dia nessuno. È il lato positivo dello sport, ed è sicuramente poi quello che abbracci tu, no? Come ci raccontavi anche prima. Allora, in questo film hai lavorato con Luigi, che insomma, come si dice, è un attore in erba, no? Queste sono le frasi un po' fatte, però insomma, ha fatto già più, ma come lo vedi? Che cosa gli consigli? Beh, io da sono sorella rimasta, maggiore. Io sono rimasta, devo dire, molto molto sorpresa dalla sua interpretazione, che sentivo, insomma, vedendo il film, ma sentivo anche durante le riprese. Lo conoscevo già come attore, appunto l'avevo apprezzato già in più, ma dove era ancora più piccolo. e vederlo sul set trasformarsi, perché la sua è una trasformazione... Certo. Vera, interiore, non è soltanto una trasformazione fisica con i gesti, i tic, il modo di guardare, di camminare, che già è una cosa difficilissima, cambiare così fisicamente, ma lui ha cambiato qualcosa di molto profondo che solo lui sa, ecco, e solo lui sa come è andato a trovarlo. Senti, allora adesso non ti faccio la domanda speculare, ma ti chiedo un'altra cosa, perché su Valeria io vorrei citare un pensiero del suo compagno Giovanni Veronesi, un regista che anzi salutiamo, che conosciamo, che apprezziamo moltissimo, e che ha dichiarato in un'intervista: Valeria non ha, ha solo le cose belle delle attrici, non ha nessuna delle cose brutte delle attrici, ha solo le cose belle. La donna più intelligente che conosca. Avremo litigato 3 volte in 14 anni, e quelle 3 volte
era per colpa mia perché sono scemo. Questo... Vabbè, insomma, mi sembra che però quando te l'ha detto? Era un ubriaco. Però questo sintetizza un po', no? Il fascino anche un po' misterioso, no? Di Valeria, oltre alla sua capacità di attrice, no? Moltissimo. Io credo che per un attore, anche per un'attrice, la qualità più importante forse è proprio l'intelligenza, mm-hmm, affiancata dalla sensibilità, e questo penso che Valeria ce l'abbia da morire. Abbiamo capito, cui... quindi che vi siete trovati bene insieme, magari lavorerete insieme anche in un prossimo film. E adesso, a proposito di prossimi film, il cronista chiede, perché proprio di queste ore la notizia del nuovo attesissimo film di Giovanni Veronesi, che uscirà a Natale, è dedicato ai moschettieri, direi sono proprio loro i moschettieri, e ci saranno Favino, Mastandrea, Rocco Papaleo, l'abbiamo visto, Sergio Rubini. Valeria, ci sarai anche tu? Oppure? Ma sai più cose tu di me, del mio compagno. Ma io faccio il mio lavoro, sono un cronista. No, ci sarai o non ci sarai in questo film? Non si sa. Dici la verità, vabbè, ci lasciamo con questo punto di trovare, però non è un no. Allora, cosa rimarrà di questo film, dell'esperienza di Quanto Basta? Sicuramente l'incontro con questa sindrome, con questi, e quindi con questi ragazzi, veramente con questo mondo. E tantissime belle emozioni, e momenti intensi di forte umanità nel momento in cui siamo venuti appunto a contatto con questi ragazzi, da cui io personalmente ho imparato tantissimo e che quindi mi porterò dietro, spero, per sempre. E questo è, penso, il lato bello di questo lavoro, e noi siamo veramente contenti di questa puntata, che voi ce l'abbiate voluto raccontare con questa sincerità e di averlo potuto condividere con il pubblico da casa. Altro che Quanto Basta, siamo andati oltre, anzi voi restate là perché non ci accontentiamo, e ora andiamo a festeggiare un compleanno importante, quello di Patty Pravo. Non si dovrebbe dire, credo che sia 70, ma insomma un compleanno importante, però noi lo festeggiamo un po' a modo nostro, perché magari non tutti se lo ricordano, ma molte sue canzoni sono state anche colonne sonore di film amatissimi. Non so se voi ve lo ricordate, Io a cantare non sono bravo, La bambola, Tu mi fai girare, te lo ricordi dov'era Valeria, La bambola? Chi lo sa, perché non sono di immediata. Pensiero stupendo, Luigi, te la ricordi dove era stata utilizzata? No. E allora guardate, nel dubbio no. Ci facciamo un ripassino. Una bambola, come prodigio, come prodigio, come fosse una bambola. Passa idea di far l'amore con lui, pensando di stare stupendo, nasce un poco strisciato, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire, qui e là io amo la libertà, e nessuno me la coglierà mai. Che forza, ancora tanti tanti auguri a Patty Pravo, indimenticabile. Effetto Notte, il nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi, torna la prossima settimana, tutti i venerdì, domenica e mercoledì, in seconda serata o comunque dopo il film, perché quella che non cambia è la nostra voglia di raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, e ne avremo qui nel nostro studio due grandissimi. Chi sono? Ve lo dico, non ve lo dico, lo scopriamo insieme la prossima settimana. Vi aspetto.